runway, style, fame. She likes fashion. Allora, Christian, forse uno dei migliori in campo in questo derby, purtroppo però c'è uscita la sconfitta. Te che ne hai giocati tanti di derby, soprattutto quelli romani, che cosa è mancato a questa Ternana? No, penso che sotto l'aspetto di prima di tutto c'è tanta amarezza per come arriva la sconfitta, perché è un derby per la situazione in classifica, in campionato. E soprattutto per come è arrivata, non dico che il Perugia ha rubato niente, ha vinto perché l'ha buttata dentro e noi ci ha mancato quello. E penso che ci siamo abbassati un po' troppo i 5-4 minuti del primo tempo finale. Il secondo tempo anche abbiamo concesso un po' di terreno a loro, dove senza grossi rischi comunque hanno cominciato a crossare, a avere qualche corno in più. Penso che la differenza sia stata lì nel gol loro. Noi dopo preso il gol abbiamo avuto due occasioni davanti alla porta, poi più il colpo di testa di Defendi che è uscito di poco. E ripeto, c'è amarezza per tutto quello che è il contesto, perché è un derby, per la classifica, perché non stiamo riuscendo a uscire fuori, e anche per come è arrivata la sconfitta. Una partita che ha vissuto fasi alterne, no? Come si diceva adesso. Alla luce di quei 10 minuti iniziali della ripresa in cui la Ternana ha alzato i ritmi e delle tre palle gol avute dopo lo svantaggio, che denotano una buona reazione allo svantaggio stesso, è possibile affermare che la sconfitta sia troppo severa e che forse un 1-1 avrebbe fotografato meglio l'andamento del match? Ma sì, a parole sì, però noi non possiamo stare a recriminare, soprattutto in un derby. Si è perso e chi perde deve stare zitto, pedalare. Chi vince deve godere questa, ripeto, non hanno rubato niente, inutile stare qua a recriminare all'altra squadra. Noi siamo consapevoli che qualcosa abbiamo sbagliato se non siamo riusciti a pareggiare. Sicuramente il pareggio poteva essere, per quello come l'abbiamo vista noi la partita, un risultato giusto o importante, se vogliamo dire così. Amarezza, ripeto, è tanta per quello, perché magari avevamo concesso quei 10 minuti iniziali del secondo tempo e i 4-5 minuti finali del primo. Poi per il resto la squadra ha tenuto benissimo il campo, l'approccio era quello giusto, la mentalità quella giusta, e dispiace per quello. Ecco, la classifica sotto gli occhi di tutti è allarmante, penultimo posto, è vero che nell'arco di 5-6 punti ci sono 6-7 squadre, però è chiaro che questa sconfitta assume significati speciali anche agli occhi della tifoseria, no? Probabilmente, come dire, la reazione delle due curve che vi ha sostenuto fino al fischio finale non è legata alla prestazione odierna, che è una prestazione dignitosissima, ma allo scoramento per una situazione complessiva che è maturata durante il campionato. E adesso bisogna in qualche modo cercare di trovare un punto di svolta, altrimenti davvero le cose si complicano. Sì, bisogna assumersi le responsabilità del momento. Noi di certo non volevamo uscire fra le applausi perché avevamo avuto una partita buona o dignitosa o sopra le righe. Quando si perde un derby non c'è neanche il pensiero di uscire con la riconoscenza della gente perché hai perso un derby, quindi questa è la prima cosa. Poi la classifica è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto sotto i nostri occhi. E ripeto, più di dire, perché a parole siamo tutti magari bravi, bisogna rimostrare sul campo che siamo consapevoli che la situazione è difficile. Penso che oggi con l'approccio, la mentalità e quello che abbiamo cercato di fare in campo abbiamo dimostrato di sapere che la situazione è molto difficile e che ci vogliamo tirare fuori. Ecco, tu hai preso in mano il centrocampo, hai preso in mano le redini del gioco, hai preso in mano il centrocampo. Dall'alto della tua esperienza, è inutile qui ribadire il tuo straordinario curriculum, Serie A, Champions League, Europa League, Coppa Italia vinte, Supercoppa e chi più ne ha più ne metta, probabilmente adesso dovrai anche incidere molto per la serenità del gruppo, per compattare il gruppo, anche proprio sul piano del tono dell'umore, no? Ovviamente di concerto con lo staff tecnico, perché in questi momenti ci si aggrappa a giocatori di carisma e di esperienza. Sì, ma serve quello, serve che ognuno dia il suo contributo. Se quello mio è al di là del campo anche cercare di aiutare dentro,
perché magari ho vissuto dei momenti anch'io difficili, non vuol dire che, e ripeto, non sono qui per tirare fuori quello che ho fatto in passato, sicuramente se mi hanno preso, mi hanno voluto qui è anche per quello, per l'esperienza, per cercare di dare non una parola di conforto, ma cercare di cambiare tutti insieme la mentalità, perché è quello che dovevamo fare per tirarci fuori. Ora, oggi sicuramente i tifosi avranno il morale a pezzi, anche voi credo. Un messaggio a loro che comunque oggi vi hanno sostenuto, erano tantissimi sia nella curva est che in, sì, curva, noi, in curva nord. Noi di certo non è che ci stiamo lamentando, nessuno si è lamentato, sappiamo lo sforzo che può fare un tifoso per venire oggi allo stadio, non è facile in questa situazione, se no sembra che noi non riconosciamo, noi riconosciamo, però dare messaggi e poi perdere le partite non è il modo migliore, noi dobbiamo, i messaggi li dobbiamo dare sul campo. Oggi penso che sotto l'aspetto della prestazione l'abbiamo dato, ma non è bastato, quindi dobbiamo essere delusi, arrabbiati e capire che non è bastato, non c'è da mandare messaggi perché a parole non cambiano le cose, soprattutto noi dobbiamo dimostrare lì dentro, quindi nessun messaggio da dare se non quello di da domani mettere la testa a Bari e capire subito che non c'è tempo, non c'è moltissimo tempo, anche se tutti dicono che la classifica è corta, ma noi dobbiamo tirarci fuori al più presto, non possiamo pensare che a 5, a 6 punti c'è qualcuno che magari è vicino ai playoff. La salvezza, ci credete? Certo, come se no non saremmo qui a parlare, non sarei venuto qui se non ci credevo alla salvezza. Ok, grazie.